All'interno della stazione di Chiasso ho trovato questo gruppo scultoreo, c'è scritto Italia e Svizzera, gruppo scultoreo, eseguito nel 1932. Queste sarebbero le esemplificazioni della nazione Italia e Svizzera secondo l'artista Margherita Oswald Toppi. Io le chiederei semplicemente quale delle due è la Svizzera e quale delle due è l'Italia. Quella con i capelli lunghi e lisci per me è l'Italia, sa più di Mediterraneo, però ha la tunica lunga, per cui forse, considerando che la Svizzera è fredda, dovrebbe essere lei la Svizzera, non lo so. Invece, ah no, non ha i capelli lunghi, no, ha un velo, allora forse allude alla cristianità, non lo so. Invece l'altra, tutta discinta, mezza scoperta, potrebbe essere la Svizzera, oppure potrebbe essere anche l'Italia, perché l'Italia è più, come dire, più calda, più mediterranea, non lo so. Vorrei che Margherita Oswald Toppi mi rispondesse, se mai vedrà questo video. Comunque è bella questa scultura, mi ha colpito. Però gli sguardi sono identici, guardate. Sono molto simili, sembrano quasi gemelle, eppure nella realtà dei fatti l'Italia e la Svizzera non mi sono sembrate gemelle proprio per niente. Vabbè, mi trovo a Chiasso, questa è la cartina del paese, però tutto sto Chiasso io non l'ho mica trovato. Scusate, mi è venuto naturale, battuta troppo facile da dire, troppo qualunquista, però mandava di dirlo. Sono a Chiasso, ma per assurdo, e il paese è tranquillissimo, c'è pochissima gente in giro. Questa è la sede del comune di Chiasso, vedete? Questa è una bella piazza, devo dire, con tanto di chiesa, una piazza elegante, però in giro c'è poca gente, veramente. Oggi cos'è? Già martedì? È martedì? Boh, ormai ho perso la cognizione del tempo. Comunque questa è un'altra delle piazzette carine di Chiasso da visitare. Oh, c'è il nuvolone. Vabbè, c'era anche a Locarno, si vede che mi ha seguito, non lo so. Comunque è molto caldo, ci sono circa 28 gradi ed è normale per agosto. Questo, da quello che c'è scritto sul frontone in latino, perché faccio prima a leggere in latino, che in tedesco non lo leggo, però il latino sì, c'è scritto in onore di San Vitale Martire. Sì, è bella, credo che San Vitale sarà onorato di questa chiesa. E con tanto di campanile all'italiana, che svetta nel cielo. Molto interessante anche questo. La chiesa purtroppo al momento è chiusa, però che ci possiamo fare? Non lo so. Porca, la mia ora di parcheggio sta scadendo, il che vuol dire che niente, ora di ripartire, varcare il confine e ritornare al mio mondo. Oh, bella questa. Questa è proprio elegante. Una bella fontana che, se uno sa andare un po' in skate o con i pattini in linea o con la mountain bike, può farci anche delle belle acrobazie. Veramente fantastica. Vabbè, basta salirci sopra piedi, che problema c'è? Perché bisogna fare cose strane e pericolose?